qua i nostri amici, l'abbiamo anticipato, Generazione Decibel, accompagnati da Ilaria Rossi, ritroviamo Andrea e Davide. Ce li presenti, Ilaria? Ovvero i? I middle worker, questa bella versione, sono molto bravi. Ricordiamo quartetto. Quartetto, ne mancano quattro, due. Esatto, ne mancano due. Sono mancati. Per vostra fortuna, e anche nostra, probabilmente. Si avvicina il giorno dei morti. Esatto. Avevamo solo tre posti, quindi abbiamo dovuto fare delle scelte. Ne abbiamo portati qui solo due. E sono momenti, come dice la mia amica Claudia Fusi, che saluto. Tocca a tutti. Allora, quindi due dei quattro, una band bresciana, voi che genere suonate e cantate? Ma guarda, noi suoniamo un rock and roll, rockabilly, blues, facciamo il famoso mescolotto, nel senso che essendo un gruppo che è nato con l'idea di creare pezzi propri, e viene fisiologico insomma che l'apporto di ognuno, esatto, ognuno dia un supporto al gruppo e per quanto possa nascere come progetto orientato al rockabilly piuttosto che al rock, piuttosto che qualsiasi genere, alla fine è risultato una commistione di quello che si ascolta nel periodo e qual è la sensibilità di una persona. Noi che siamo molto sensibili, come potranno confermare i nostri ragazzi, i nostri amici, teneroni proprio, abbiamo insistito particolarmente in maniera tale che il gruppo fosse orientato a un blues, rock blues. Emerge spesso nelle interviste che anche facciamo in radio a persone che sono fuori di Brescia, che in realtà la nostra città ha un tessuto live ben ramificato e presente, così? Sì, anche per chi inizia suonando un genere proprio e non cover? Beh, oddio, spesso mai non si dà molta attenzione anche al tessuto cover, che comunque è molto presente nella zona. Sicuramente anche la componente di pezzi propri dei vari gruppi, quindi gruppi che producono musica originale, li guardo ogni tanto per cose mi sto dicendo stupidate. Tenerlo controllato ogni tanto. E dico anche che ride ogni tanto, quindi poi magari vi... Perché so cosa pensa veramente. Questa è diplomazia. Mi ha scelto male il secondo componente. Ne rimarrà solo uno a breve. Esatto. Via col televoto. C'è molto, ma devo dire la verità che rispetto a 10 anni fa, purtroppo molti locali sono chiusi o comunque hanno limitato la programmazione live. Questo è un po' un peccato per chi si lancia adesso nel tessuto musicale, non che siamo noi questi vecchioni dalla grande esperienza. È un po' che siamo in giro, tipo dal 2003, 2002. Però è anche vero che demoralizza un po' pensare che con andare tempo sta sempre diventando più difficile trovare un contesto dove potersi esprimere, che sia un attimino, soddisfacente dal punto di vista sonoro, ma anche dal punto di vista retributivo. Certo, insomma. Fa comodo anche quello. Esatto. Lo fa non solo per la gloria, diciamo. Esatto, lo vorremmo per il nero. Ops. Beh, in ogni caso voi avete in programma alcune date che insomma possiamo anche pubblicizzare qui, così ci portiamo un po' di pubblico. Lo facciamo dire a lui così smette di ridere. Sì, esatto, magari rido anche mentre parlo. Esatto, vediamo. Allora a novembre abbiamo tre date, cominciamo domenica 10 novembre a Honky Tonk in città, in zona Ponte Crotte. Poi suoniamo sabato 16 novembre a Urago d'Oglio, giusto? In un locale che si chiama Siblu. E il 23 novembre suoniamo all'Arcidallò, che è a Castiglione delle Stiviere, è un locale che c'è da parecchio tempo. E apriamo un bravissimo gruppo, esatto, rockabilly, che si chiamano Moogies. Quindi so che a Brescia sta tirando parecchio rockabilly ultimamente, ecco, già che andrete magari a sentire i Moogies, fate sto sforzo, venite mezz'ora prima, esatto, sentite anche noi. Esatto. Oh, Needlework, in questo momento avete un vostro album, esatto, che promuovete? Stiamo promuovendo questo. Ma stanno per registrare, cosa più importante. Ma soprattutto stiamo per dimenticare le 400 copie che sono rimaste sul gruppone di questo disco. A testa, chiaramente. E stiamo che ovviamente offrite per una modica cifra, quindi chi volesse. Una modica offerta addirittura. Esatto. Modica offerta. Te fa capire. Quindi, meglio di così. C'è 7 per 1000 per il Needlework. Perfetto. Quindi questo, allora, primo album, secondo album, terzo album, quarto album, state lavorando al quinto. Esatto, il quinto, in cui finalmente potrò pagarmi il trapianto di capelli e la rinoplastica. E sì, abbiamo 4-5 pezzi, faremo una cosina un pochino meno magari elaborata di questa, che ha un po' troppo impasto forse, stiamo, esatto, ragionando un attimino sull'avere un impatto più diretto piuttosto che più prodotto, un pochino più pop come è stato in questo caso.
i pezzi per ora ci stanno dando ragione dal vivo, nel senso che le 5-6 persone che vengono non scappano. Anzi, è già un traguardo. Anzi, applaudono. E non sono legati, giusto? No, come noi, da resto della nostra. È una grande famiglia quella. Esatto. E quindi niente, siamo convinti che le 5-6 canzoni che usciranno saranno molto belle. E beh, a questo punto vogliamo sapere come nascono le vostre canzoni. Come nascono? Le nostre canzoni nascono da un'idea iniziale che generalmente è fatta da un riff di chitarra o da un ritmo base, e poi attorno ognuno di noi, come diceva all'inizio dell'intervista Andrea, mette del proprio e cerchiamo di smussare le cose che non vanno bene in assoluto per poi trovare una sorta di compromesso che generalmente è soddisfacente. Generalmente è soddisfacente. Magari il processo è un attimino più elaborato di quello che potrebbe sembrare così a prima vista, ma comunque il risultato poi generalmente ci piace, insomma, l'importante è quello, trovare un piano comune. Questa è un po' l'idea. Beh, anche difficile farlo stare zitto, io che lo conosco da un po', confermo che... È la voce della band? No, la voce purtroppo... È mancata. No, la voce è in questo momento... Diciamo almeno i nomi. Starà facendo dei gesti, dei riti scaramantici da poco. La voce è Federico Bonomi. detto Federico Bonomi, detto Pennella, secondo l'economia del gruppo lui è il Pennella, e è un cantante che è entrato da poco tempo nel nostro gruppo, dal momento che il nostro vecchio cantante si è lanciato nei doveri familiari, è diventato un padre di famiglia, ha messo la testa a posto, insomma. Esatto. Sì, Dio, è curioso come non appena abbia lasciato il gruppo evidentemente sia venuta meno questa impotenza, abbia procreato. Sì, perché in nido portano anche sterilità, allora. Esatto. Lo stiamo prendendo con il gruppo più sfigato di Brescia. Guardiamo, facciamo inquadrare anche Chicco, Venni, Frenz, sì. E Stoffen, che sono io. Ok, benissimo. Frenz è l'altro componente del gruppo, bassista, Francesco. Mm-hmm. Che ha qualche disgrazia in corso, no? No, tutto a posto. Tutto a posto. Arriveranno anche per lui. Esatto. E di che cosa parla la vostra musica? Beh, è stata lì preparata anche bene prima. Dici? Fuori nel parcheggio, anche bene. Non vedo perché. No. Ma generalmente sono momenti, scene di vita quotidiana, dagli aspetti sentimentali alle questioni sociali, al mondo che ci circonda. E la hit in realtà è un seguito di una nostra vecchissima canzone del 2002 avanti Cristo, autoreferenziale certo. Sì, citate le vostre canzoni, giustamente, essendo un po' sfigate, se si può dire in televisione, giustamente ci autocitiamo, giustamente, mi sembra giusto. Ed è la storia di questo rapinatore che viene appunto arrestato, finisce in galera, che non è autobiografica, no, anzi tutto il contrario. E da qui si costruisce un viaggio immaginario in prigione, e la storia e il testo parla di questa storia, appunto, Out of Fear, fuori da qui, inteso come fuori da questa prigione. Quindi riuscite a fare anche cose serie. Esatto, ringraziamo la lingua albionica che permette con notevoli arrotondamenti di far sembrare sensato il tutto. Esatto, poi non ha senso, riusciamo a fare cose serie perché ovviamente cantando in inglese no, hai modo e tempo di non capire quello che stai dicendo, e quindi giustamente non ridi, accetta quello. Comunque i testi sono frutto della mente del nostro cantante Federico Bonomi, e lui che partorisce queste opere magne. Sì, ma è un peccato non aver inserito il libretto, veramente, altrimenti avremmo letto volentieri degli estratti, che sono poi le citazioni. Ecco, se vi lasciamo la mail e le aspettiamo. Sì, comunque nel biennio delle superiori, in qualsiasi libro di italiano trovate. State lavorando anche un nuovo album, giusto? Esatto. Ce ne parlate? Questo uscirà? Questa te la sei preparata tu. Nel parcheggio. Allora, in realtà stiamo un po' ritardando, nel senso che vogliamo avere tutto pronto, essendo un pochino perfezionisti. Vogliamo un attimino avere qualcosa di concreto, costruito bene, eccetera. E stiamo anche aspettando che il solito Federico Bonomi, di cui stiamo parlando con assiduità questa sera, termini di approntare le ultime modifiche al suo studio in casa. Nominalmente finendo di pulire in terra, è tutto pronto in pratica, in maniera tale che possiamo comunque registrarlo lì a un costo contenuto e potendo avere tutto il tempo che vogliamo per rifinire il tutto. Diciamo che adesso i demo sono quasi pronti, i pezzi no, curiosa questa cosa, dovremmo un po' sforbiciare e decidere un po' la direzione che vorremmo prendere. Tra gennaio e febbraio dovremmo cominciare in teoria a registrare. Esatto. Abbiamo detto che questo è il sesto album,
Quindi anche guardando alle vostre spalle, quindi partendo dal vostro primo progetto con il primo album che aveva il titolo, era del 2003 se non sbaglio. Si chiama Needlework come gruppo. Ecco, vi sentite cresciuti, è un maturati sinonimo per a livello... È un sinonimo per invecchiato? Sì. No. Ok. Nella musica è cambiato qualcosa, portate avanti una filosofia? Sì, non fosse altro che per l'esperienza di 10 più anni di live e comunque di suonate in giro. Sì, da quel punto di vista tecnicamente sicuramente sì, ma anche dal punto di vista poi delle fonti di ispirazione e dell'amalgamo poi che si crea tra i componenti del gruppo. Sicuramente si è partiti più da un concetto molto punk rock per arrivare a un qualcosa che comunque quantomeno tenta di avvicinarsi ad aspetti blues o comunque di rock più classico, se no addirittura come nell'ultimo lavoro pop rock, quindi sicuramente c'è stata questa evoluzione, che poi è anche qualcosa di fisiologico, così come fanno i professionisti che cercano di non ripetere mai comunque bene o male se possono se stessi, lo stesso cerchiamo di fare noi con i nostri lavori, in umiltà ovviamente amatoriali per quanto tra l'altro penso sia dovuto anche al fatto che effettivamente avendo un tempo che possiamo dedicare alla stesura dei pezzi, certo, molto ridotto, perché comunque veniamo tutti da autore di lavoro e quindi questa essendo la passione, l'hobby che ti porti appresso, ti porta ad avere quei pezzi che porti in giro, che suoni in giro da tanti anni, che giustamente ti hanno saturato, quindi cerchi di fuggire probabilmente quell'approccio che avevi con delle inversioni di rotta più o meno definitive che ti portano magari anche addirittura a riarrangiare il pezzo vecchio, a mettere in discussione quello che facevi. Quindi è fisiologico che tra pochi anni probabilmente rinnegheremo il fatto che ci daremo la new wave. Rinnegheranno anche l'esistenza del gruppo, sì, esatto, tra poco. Ma esatto. Per un attimo l'abbiamo fatto diventare serie, sì, visto? Vero, ci siamo riusciti. Vero. Ci siamo incupiti. Continua tu. Continuo io. A farli rimanere serie. Allora faccio una domanda seria. A fronte di questo fermento che registriamo anche attraverso le pagine di Generazione Decibel, il fermento musicale, creativo a livello bresciano, c'è questa difficoltà di andare in sala di registrazione, proporsi nei live, perché? Sì. Bah, ti dirò che il fermento arriva più verso l'intestino in questo caso. Sobrio. Cioè... Non volevi farli rimanere seri. Ho provato. Sì, ma non è possibile. Non è possibile, va bene. Questa difficoltà, dicevi, scusa? Di arrivare in sala di registrazione a costi che siano accessibili e soprattutto poi proporsi nei live, che come dicevi tu sì. C'è una programmazione fatta magari in maniera non consona a far fronte a queste esigenze. Abbiamo tutti l'idea che le persone si debbano ascoltare a prescindere da quello che facciamo, perché praticamente pensiamo tutti un po' di valere nella nostra musica. Di fatto è che perché la gente ti ascolti volentieri quando proponi i pezzi tuoi e che tu abbia un seguito, che di fatto si sta suonando in realtà commerciali comunque, mm-hmm. Sono i locali, i bar, eccetera. Il seguito si misura in un conio che si chiama birra, essenzialmente, e per cui è gioco forza, a tutti piace essere ascoltati, a tutti piace scrivere i propri pezzi, non essere messi in discussione in quanto stai interpretando la hit più famosa di questo grande gruppo, mm-hmm. Intoccabile. E quindi girando si ascoltano anche cose buone. Sì, ma sicuramente è forse la moneta che tira meno in questo periodo la musica propria. Purtroppo? Sì. Purtroppo. Su questo siamo sì. Che è un po' il motivo per cui noi abbiamo sostanzialmente un repertorio che unisce sia pezzi propri che cover, in maniera tale da poterci allora proporre. Certo, le cover le facciamo. Va bene, allora ti noi... Ti è scivolato sulle cover. Quindi non dovevate venire qua perché qua purtroppo si parla solo di roba di musica. Basta, bannati completamente. No. Anzi, ci ha fatto piacere avervi qua. Allora, ricordiamo www.needlework.it, il vostro sito internet. Ringraziamo Ilaria Rossi per averci accompagnato due dei quattro della band, Andrea e Davide. Scelti con accuratezza, tra l'altro. Selezione. Selezione naturale, nel senso che... E ci vediamo la settimana ricordiamo prossima. Ricordiamo che gli altri due sono mancati. Sì, ma poi dopo tre giorni, citazione. Ci vediamo la settimana prossima, Ilaria, con un altro degli appuntamenti di Generazione esatto. Decibel. Grazie. Ciao a tutti, buona serata. Ci fermiamo per un attimo.